Con questa puntata forse qualche idiota mi taccerà di razzismo. Io non sono assolutamente razzista. Sulla Terra siamo tutti uguali, bianchi e neri. Non esiste alcuna forma di differenza, di diversità quanto al colore della pelle, quanto alla propria etnia, quanto a ogni libera tendenza e natura di ogni essere vivente. È preciso che condanno ogni regime, ogni ideologia, sia di estrema destra sia di estrema sinistra, che fa del razzismo il suo cavallo di battaglia. È una vergogna sentir parlare di neonazisti e quant'altro. Come è una vergogna, rappresentano una vergogna quei fatti che sono avvenuti all'epoca del regime totalitario comunista. Ma giusto per chiarire, veniamo ai fatti. Al Ghana 25 milioni di euro, ai disabili italiani solo 20 milioni. È razzismo? Posso essere chiamato razzista se dico carte alla mano che la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'istituzione di un fondo da 20 milioni di euro annui per 3 anni alle persone che assistono in famiglia dei cari ammalati lungodegenti. La legge infatti riconosce il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Caregiver è un termine inglese, colui il quale dà cura, dà attenzione, è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, del convivente, di un familiare. Allora, lo Stato italiano ha detto: dobbiamo aiutare, mettiamo a disposizione un fondo da ripartire, da assegnare a queste persone che si sacrificano, che impiegano il loro tempo per un malato grave e che quindi lo Stato attraverso questo stanziamento cerca di sopperire appunto alle proprie carenze, perché quando parliamo di un malato lungodegente, di una persona allettata, beh, a quel punto dovrebbe essere lo Stato a dare un'assistenza continua 24 ore su 24, ma visto che non lo fa, e allora almeno cerchiamo di compensare, di aiutare, di sostenere economicamente il familiare, la persona che si occupa di questo malato. La persona che si occupa di questo malato viene per individuare questa persona, viene usata l'espressione inglese caregiver. Ovviamente in Italia sembra quasi che termini, vocaboli italiani non esistano. Ci siamo inglesizzati e vabbè, il caregiver. Questo da un lato, quindi 20 milioni di euro annui complessivi per 3 anni. Assistiamo a un altro fatto, che l'Italia decide di concedere una linea di credito di 25 milioni per lo sviluppo di macchinari destinati alle piccole e medie imprese del Ghana. Così ha annunciato il Premier Gentiloni in un suo viaggio in Africa. Ripeto, non c'è nessun razzismo. Uno dice: lo Stato italiano, che pure ha tanti problemi, che pure non riesce a dare assistenza ai propri malati, dare un posto di lavoro ai disoccupati, non solo ai giovani, ma anche ai cinquantenni che hanno perso il lavoro, lo Stato italiano non preferisce, ha deciso di aiutare il Ghana. Nulla di grave sarebbe, questa donazione non rappresenterebbe nulla di grave, se però noi compariamo questa generosità alle ristrettezze per noi italiani. È razzismo questo? Niente affatto. Perché vedete, se noi siamo, se consideriamo una famiglia, no? Un padre di famiglia ha 2 figli e dà da mangiare ai 2 figli. Immaginate un po' se il padre di famiglia non desse da mangiare ai 2 figli e
invitasse a tavola altri estranei, per carità, bisognosi. Beh, sarebbe certamente un'ingiustizia. È quello che sta accadendo, è quello che è accaduto in Italia con questo provvedimento. Ma io al Ghana darei non 25 milioni, ma darei pure 50, 100, 200 milioni, qualora però lo Stato italiano fosse in grado di garantire assistenza e aiuto innanzitutto ai cittadini italiani. Lo ribadisco, chiamatemi pure razzista, me ne frego, perché non mi appartiene questa etichetta. E lo Stato italiano, dice Gentiloni, ha voluto premiare il Ghana perché il suo sistema, il suo regime democratico è davvero un esempio in tutta l'Africa occidentale. La stabilità e la democrazia che il Ghana ha conquistato dopo anni di turbolenza è un punto di riferimento per tutta è un punto di riferimento per tutto il continente e per l'Europa. Siamo molto interessati, dice Gentiloni, allo sviluppo di un tessuto di piccole imprese in diversi settori dell'economia del paese. E quindi vedete lo Stato italiano che aiuta gli altri. E quindi si è deciso di premiare il Ghana, un po' come si assegnava una volta il premio al bambino più buono d'Italia. Lo stesso è accaduto nella fattispecie. A questo punto però va evidenziato un retroscena, perché vedete, molte volte a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca, diceva Andreotti, e io aggiungo: dove c'è fumo c'è arrosto, nel senso che c'è una situazione particolare. Gentiloni era accompagnato in Ghana dall'amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi, e dal vicepresidente Lapo Pistelli, già deputato del PD. E l'ENI, non a caso, dopo la scoperta di un giacimento di petrolio e gas, sta portando avanti il progetto offshore Cape Three Points per un investimento record di circa 7 miliardi di dollari. Gentiloni viene portato in elicottero sulla piattaforma petrolifera e gli viene mostrata la cosa. Dunque, il Ghana consente appunto queste ricerche, questa estrazione di petrolio, e si tratta di 7 miliardi di petrolio che vengono garantiti all'ENI dal governo ghanese. Questo governo così equilibrato, questo governo ghanese che viene tanto decantato come esempio di democrazia. E allora, da un lato il Ghana consente queste ricerche e quindi assicura 7 miliardi di petrolio all'ENI, e dall'altro lo Stato italiano ringrazia il Ghana e dà al Ghana questo aiuto, questo contentino, questo cioccolatino, chiamiamolo così, di 25 milioni di euro. Un do ut des. Tu mi consenti di estrarre petrolio ed io ti do qualcosa per le tue imprese. Questa potrebbe essere anche una interpretazione. Vedete quanti retroscene, quanti misteri ci sono alle spalle. Sta di fatto però che il cittadino italiano dice: per i disabili solo 20 milioni di euro e al Ghana 25 milioni di euro. Ma dopo aver detto questo, sicuramente mi tacceranno di razzismo. No, non è razzista chi dice
prima aiutiamo gli italiani e poi aiutiamo gli stranieri, di qualunque etnia essi siano, possono essere bianchi, neri, rossi, non ha importanza. Io dico però che un padre deve prima badare ai propri figli e poi aiutare gli altri. Chiamatemi pure razzista, tanto io razzista non lo sono affatto. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.